Giacomo De Martis, non è facile intervistarti e fare un riassunto anche della stagione. Perdete 3-0 con la Ferrini, quindi non siete aritmeticamente fuori, però il calcio dice che il Tempio, poi giocando con la Villa Cidrese, l'ultima partita, difficilmente magari si farà sfuggire la vittoria, e quindi resta questo traguardo che potevate tagliare, non avete tagliato, però il merito di essere arrivati fin qui da grandi protagonisti. Certamente, dispiace chiaramente per questa partita, perché poi non averla conclusa in 11 contro 11 e niente, vabbè, non voglio parlare comunque degli episodi che ci sono stati, che possono essere determinati anche da protagonisti fuori dalla condizione sportiva, però niente, io sono felice dei miei ragazzi, a prescindere, gliel'avevo detto già da prima, che comunque ci credevamo tanto, e secondo me questo obiettivo noi, per tutto quello che abbiamo fatto, lo meritavamo. È chiaro che poi quando si arriva a fine stagione ci sono dei calendari che comunque portano alcune squadre ad essere un pochino più agevolate, ma non è questo il problema. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, io sono orgoglioso di loro, perché anche oggi loro ci credevano, hanno fatto il massimo. Poi la partita è finita, non è finita bene anche per l'inferiorità numerica, e poi in queste condizioni cerchi sempre un risultato quando sei sotto e poi ti puoi scoprire dietro. Ma non è questo, noi abbiamo una squadra molto giovane, forse la più giovane del campionato, siamo tutti sardi, c'è stato comunque un percorso di crescita veramente notevole per tutti, sia per me che sono comunque all'esordio con i grandi, sia per loro che in tanti veramente hanno fatto questa categoria per la prima volta. Quindi al di là di quello che può essere questa giornata, io sono soddisfattissimo e li devo solamente ringraziare. Tutte le squadre possono accampare problemi avuti, squalifiche, infortuni, eccetera, però il Ghilarza giocare diverse partite senza gli attaccanti titolari è un bel fardello che probabilmente avete pagato, perché poi quando si arriva nel finale e sei lì che per un punto, due punti, puoi entrare, non entrare, o comunque non rendere l'ultima giornata appetibile, è un peccato, è un rammarico. Beh, certamente, è un rammarico, perché comunque quando hai tutti gli effettivi a disposizione puoi contare su un livello diverso. Noi siamo già da un po' che purtroppo non possiamo portarlo in campo, ma questo è il calcio, questo è lo sport, e a prescindere poi bisogna tirare le somme per quello che si è fatto e quelle che sono state le intenzioni da parte di tutti. Io l'atteggiamento è lodevole da parte di tutti quanti, noi siamo andati oltre tantissime difficoltà, e quindi a questo punto facciamo chiaramente onore agli avversari che riusciranno a fare questi spareggi, però a me mi preme soprattutto fare i complimenti a tutto il gruppo, dalla società, allo staff, a Pietro, a tutti i ragazzi, perché veramente ce l'hanno messa tutta. E questo è vivere una mentalità che magari un anno può andare male, però sicuramente se c'è continuità e lo standard si alza nel livello delle qualità interne, sicuramente nel loro percorso riusciranno a togliersi certamente grandissime soddisfazioni. Jack, ti lascio il compito ingrato di inquadrare questi playoff. Non li farete, però conosci bene l'Ossese, conosci bene Villa Simius, il Tempio, la Ferrini, difficili da inquadrare perché non si avverte questa superiorità l'una sull'altra, però cosa puoi dire? Ma secondo me da parte dell'Ossese c'è una superiorità, perché comunque sia nell'organico, al di là della posizione, però c'è una forza che vedo diversa, perché poi è uscita notevolmente, soprattutto nelle ultime giornate. Il Tempio chiaramente paga anche una condizione un po' disordinata, perché chiaramente quando c'è un allenatore dimissionario nelle ultime partite non è neanche semplice trovare la quadra.
Villasimius ha fatto un grandissimo campionato, è andato oltre le aspettative, è una squadra che comunque ho visto poco, però ha ottenuto grandissimi risultati, e la Ferrini è sicuramente una squadra molto esperta anche di questi spareggi, c'ha giocatori, tantissimi giocatori ultra trentenni che hanno fatto diverse partite, quindi sarà sicuramente una squadra ostica da affrontare, è tutto da giocare. Sono convinto che comunque questo campionato di eccellenza sia stato di ottimo livello, c'erano molti equilibri dentro il campionato, ci sono squadre che hanno rischiato e rischiano fino alla fine di non mantenere questa categoria nonostante grandissimi investimenti e grandissime qualità interne, quindi c'è da anche internamente da fare un plauso a tutti quanti, perché per noi non è stato assolutamente semplice, ci siamo messi in una condizione dove potevamo metterci una bella ciliegina, purtroppo non ci siamo riusciti, ma il calcio ti dà e cioè, ti toglie e poi ti dà, quindi l'importante è comunque lavorare seriamente, essere inquadrati per quello che arriverà, perché comunque molti sono giovani e vivranno sicuramente dei campionati da protagonisti. Io sono contento perché ho fatto esperienza. Ecco, infatti Jack, io volevo chiudere con questo commento tuo alla tua prima stagione da allenatore. Quando hai deciso di svoltare, quindi di iniziare un nuovo percorso, un po' c'è un po' di timore, un po' di curiosità, misurarsi, hai capito dopo un anno che ci puoi stare bene, no? Nell'eccellenza, poi ovviamente le esperienze ti migliorano, cosa puoi trarre da questa tua nuova esperienza? Beh, sicuramente oggi posso dire di essere più allenatore di quando ho iniziato, detto questo poi i principi io li alleno e li avevo in testa già prima di iniziare. È chiaro che nella condizione degli esperienza si gestiscono meglio le situazioni, magari si vivono anche con un attimo di equilibrio in più. Sono soddisfatto perché per me è stata comunque una scuola questo campionato, ed è stato anche di buon livello. Anche dal punto di vista della contrapposizione tattica mi sento sicuramente molto più avanti rispetto a prima, e quindi sono soddisfatto, e di questo devo ringraziare tantissimo la società degli Ilarza, perché comunque non è facile dare in mano delle responsabilità ad un esordiente. Io spero e mi auguro di poter poter aver dato tutto quanto, tutto il massimo. Ho lavorato con una grandissima serietà, lavoro tantissimo e niente, devo formarmi, ma sono felice di questo percorso. Ci dai anche la notizia che rimarrai alla guida dell'Ighilarzo, o è un argomento che tratterete dopo il 28 aprile? Sì, non conosco sinceramente niente del mio futuro. Ero molto dentro questa possibilità e volevo assolutamente cercare di ottenerla insieme a tutti i ragazzi. Purtroppo non ci sono riuscito. Ci sarà del tempo per poter fare delle valutazioni rispetto al futuro. Grazie Giacomo, grazie, complimenti comunque per tutta la stagione, per te, per la squadra, in bocca al lupo. Ti ringrazio.